Salvare a tutti i costi la stagione sciistica dei prati di Tivo di Teramo è stato l'argomento di una riunione incandescente che si è tenuta nella sala consigliare della provincia di Teramo. A confrontarsi i rappresentanti degli usi civici di Pietracamela e Intermesoli, amministratori dei terreni sui quali sono stati costruiti gli impianti di risalita, compresa la nuova cabinovia, e la Gran Sasso Teramano, società in liquidazione che deve ancora pagare 180.000 euro di rate agli usi civici per la concessione avuta negli ultimi anni. Gli operatori di Prati di Tivo si sentono presi in giro per questo mancato pagamento in considerazione delle ultime 3 stagioni estive che solo di cabinovia hanno fatto incassare ai gestori oltre 600.000 euro. Le riunioni che sono in corso oggi servono a valutare proprio le condizioni in cui si trova la stazione, tecnicamente e giuridicamente. Per quanto riguarda la situazione tecnica, alcuni lavori di messa in sicurezza sono stati fatti, altri devono essere ancora compiuti, ma per poter essere eseguiti c'è bisogno di un provvedimento sostanzialmente, perché giuridicamente oggi c'è un provvedimento di revoca della concessione frutto di una richiesta da parte degli usi civici a seguito di una annosa questione legata agli anni passati in cui c'è stato il mancato pagamento da parte della Gran Sasso Teramano S.p.A. dei canoni di locazione sostanzialmente. C'è il rischio che si riapre ma non c'è il concessionario? Beh, se non c'è il concessionario non si riapre, è chiaro, quindi bisogna cercare di risolvere questa problematica di natura giuridica. Ripeto, è una problematica risalente negli anni che si è riproposta adesso ovviamente e quindi passa tutto attraverso la revoca della revoca da parte, chiedo scusa il gioco di parole, da parte degli usi civici nei confronti della Gran Sasso Teramano e del gestore. La provincia cosa può fare? Un'opera di mediazione per cercare di fare in modo che le parti possano riavvicinarsi e trovare l'accordo. E se non si arrivasse ad un accordo? Gli usi civici di Pietracamela e Intermesoli, amministratori legali di boschi, pascoli e sorgenti acquifere della montagna teramana, potrebbero chiedere di far smontare tutti gli impianti di Prati di Tivo e far tornare i terreni a pascolo. La comunità intera però spera in una soluzione diversa.